Come cazzo si fa? Come cazzo si fa? Come cazzo si fa? Come cazzo si fa? Bastava un cazzo di pareggio portare a casa sto maledetto scudetto. E ancora una volta rinviato. Ma come cazzo si fa? Cioè, in vantaggio, ma voi andate in vantaggio. Pure in vantaggio siamo andati. Siamo andati pure in vantaggio e ci siamo fatti rimontare come dei polli. Cioè, non lo sentivo, me lo sentivo oggi non vinciamo. Già quando ho visto la formazione, Usturaro, l'MNA e poi Pjanic. Oh! Sì! Sì! Forza Roma! Forza Roma! L'abbiamo beccato durante il video! Andiamo! Raggia! Dai Golan! Condividilo! Condividilo! Condividilo se sei un uomo! Lo condividi! Forza Totti! Con tre! Lo condividi, è questo! Non lo cancelli! No, no! Bravo! Scusate! Vabbè, chiedo scusa, vabbè, erano dei miei amici gufi, vabbè. Vabbè, dai, lasciamoli godere per stasera, vabbè, va bene così, va. Vabbè, stavo dicendo, onestamente, per com'è andata la vittoria, la sconfitta è strameritata, veramente. Primo tempo, qualcosina abbiamo fatto, abbiamo partiti bene, il palo di Asamoa. Abbiamo andato in vantaggio con Lemina. Poi dopo l'1-1 che ha segnato De Rossi, Buffon ha fatto due miracoli. Però poi nel secondo tempo, mamma mia, mamma mia. Ma ci giuro, stavo mettendo a piangere come cazzo abbiamo giocato. Cioè, me lo sentivo che oggi non vincevamo. Ho visto formazione veramente con l'istane. Lasciamo perdere con una zecca un cross. Asamoah però, anzi, Asamoah mi è piaciuto. Lemina anche pure ha fatto qualche bella giocata. Sturaro anche, però ha fatto una forma di turnover veramente ampio turnover. Ok, che mercoledì ci aspetta una partita importantissima, che è la finale Coppa Italia contro la Lazio, che comunque è in gran forma, che ha dei bellissimi giocatori come Felipe Anders, Keita, Immobile, Lulic, comunque non sarà abbastanza facile. E onestamente, però se giochiamo come stasera, io non voglio occuparla, però che cazzo c'è? C'è cazzo, veramente. Io evito di spaccare perché veramente perché sto in un collegio, quindi se spacco qualcosa rischio di pagare il danno. Ma veramente. Invece sì che c'è da incazzarsi. Secondo tempo veramente penoso. No, so. Cioè, non abbiamo fatto tutti. Cioè, l'unico tiro è Higuain. L'unico tiro in porta del secondo tempo è stato quello di Higuain sul 3-1. Quando ormai la partita era finita, tutti a festeggiare e via dicendo. No, non è veramente. Cioè, ci sta a perdere con la Roma. Per carità, la Roma è forte. Ma non in questo modo, però, porco Dio. Scusatemi, cioè, mi fanno pure bestemmiare. Che cazzo. Cioè, veramente, abbiamo regalato. Cioè, come ha giocato Sam. Guarda, non riesco neanche a parlare, porca miseria. Sto dicendo, per come abbiamo giocato nel secondo tempo, sembra che la Juve non ne fregava un cazzo. Che aveva già era già con la testa alla finale Coppa Italia. Sembrava che era così, buh. È venuto a incazzarsi, vabbè, tanto. Forse non c'è, vabbè. Non ci demonizziamo come sempre, ricordiamoci, boh, cerchiamo di rialzarci perché mercoledì ci aspetta una partita importantissima, si decide già la stagione, per la fine Coppa Italia, come ho già detto, che sarà sempre a Roma contro la Lazio, anche lì sarà molto dura, cerchiamo di dare il massimo, di avere grinta e determinazione, però la partita di stasera, porca troia, vergognosa, scusate se sbatto una tota, ma ci vuole, porco di. E vedi, sto bestemmiando, porca miseria. Per colpa vostra mi state facendo bestemmiare.
tutto sono tempo sono stato muto, mi stavo mettendo a piangere per come avete giocato, eh. Mi stavo mettendo a piangere perché avete una prestazione penosa. Non, ha, zero, non abbiamo reagito, cioè non avete tirato fuori i coglioni, oh. Cioè arriva, vabbè, vabbè, con questa chiudo, basta, cioè è inutile incazzarsi, mi fa male pure la mano, ho sbattuto 300 volte, vabbè. L'unica, l'unica persona che mi possono consolare sono le due miss. Le due miss sono due ragazze che mi potranno consolare. Mi potranno consolare a questa brutta batosta. Oh, mi riferisco alla Miss Villa San Giuseppe, Beatrice Olivero, alla Miss Natale e nella merenda, che secondo me loro mi potranno consolare e farmi tornare il sorriso. Perché veramente stasera c'è da piangere. C'è veramente da piangere, cazzo. Io veramente domani voglio la consolazione, voglio che le due miss mi facciano ritornare il sorriso, per cortesia. Con questa chiudono e buonanotte a tutti, vaffanculo.